Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta sul mio canale Opinione di Luzio. Oggi siamo alle 15.50 del 15 settembre del 2012. Il luogo dove ci troviamo ve lo dirò alla fine. Quello che vi voglio star per dire è annunciare come capire se la persona che sta al vostro fianco o nel vostro nucleo familiare fa uso di sostanze. Ebbene, si articola in tre punti: aggressività, isterismo e rabbia. Logicamente, quindi, aggressività, verificare che la persona, diciamo, si verifica momenti che ti attacca, cerca lo scontro, cerca il conflitto, cerca, diciamo, in qualche modo, in maniera immotivata, un attaccarti, come dice la parola stessa, aggredirti, ok? In maniera, diciamo, da futili motivi, insomma, questo è. Qui naturalmente sono degli sbalzi d'umore che possono essere provocati dall'astinenza, dall'assenza della presenza di una sostanza dentro di sé, o comunque sia che deve, magari può aver bisogno di qualcos'altro, che non gli deriva più lo star bene, la serenità, nello stare insieme col proprio familiare, col proprio congiunto, ma gli deriva, mai è stato completamente risucchiato dalla sostanza. Poi logicamente l'isterismo è lo stesso modo, l'isterismo uguale, nello stesso modo. Si può anche l'interpretare che logicamente diventa anche abito in tutte le cose che si dice, si provoca nel suo atteggiamento isterico, come una persona che è stanca di tutto, insomma, una persona che quindi non sopporta niente, diventa perché è una persona che sostanzialmente è sofferente verso se stesso quando sta lucido e sta a contatto con gli altri, perché la lucidità a uno che fa uso di sostanze gli dà fastidio. E quindi per ultimo, quindi rabbia anche, come ho detto già, immotivata. Logicamente ti parte che è la sofferenza in base, in pratica, è la base di tutto. L'insofferenza, la possibilità che in pratica lui evade, si chiude più volte, più spesso nel bagno, intercalando diversi minuti per fare i soliti bisogni rispetto ai tempi precedenti o in epoche diverse, ad assentarsi sempre con dei motivi molto poco logici. O scuse ripetitive, devo andare dalla mia cugina, devo andare da un amico, ripetere che. O comunque, magari nel chiedergli, diciamo, dei soldi, per nel chiedere fare delle spese che magari prima queste spese non le citava mai, gli sono nati dei bisogni nuovi, non so, deve sempre aggiornare il cellulare, oppure che si perde le cose, cellulari, orologi, si vede che gli mancano gli oggetti dentro casa, i soliti Ray-Ban orologi, diciamo, che possono essere anche di marca, oppure cellulari che se c'era l'iPhone o quello che aveva un Galaxy, quello che era, ma gli viene a mancare perché dice che gliel'hanno rubato, oppure dice che ha perso il portafoglio. E comincia a inventarsi le scuse su come comunque sia giustificare delle spese. Ho toccato la macchina, mi ha voluto 100 euro, e queste cose qua, chiedere delle scuse, giustificarsi sul bisogno continuo di soldi, non dico in maniera giornaliera, ma quasi. Oppure, se non li chiede, quando non li chiede, magari verificare se talvolta voi stessi nel vostro portafoglio non lo guardate mai, ma magari potete notare che magari ci sono delle banconote che vengono a mancare dallo stesso portafoglio, ok? E quindi anche quello è un sintomo che naturalmente può darvi un avviso che magari ci sia qualcosa di anomalo in questa persona. Ma comunque sia, a parte l'aspetto economico, l'aspetto, diciamo, del denaro che vi può chiedere, lui può nascondere magari questa cosa se la può soddisfare attraverso altri canali, che possono essere rubare, lo spaccio, fare furti e quant'altro. E quindi verificare, per le cose che vi ho accennato prima, se lui, tempi prolungati che magari voi chiedete di stare più ore insieme con lui, in quel momento lui è sofferente, si assenta. Come ho detto prima, si mette nel bagno, si chiude, sta sempre al telefono con persone che non sapete nemmeno chi è, magari vi chiedete ma non lo so chi è, non è, queste cose qua. Questi sono dei campanelli d'allarme che vi possono far capire sicuramente che c'è qualcosa che in lui l'ha portato ad essere una persona non quella che avete conosciuto prima, ma è cambiata. E lì c'è da farsi un attimino un esamino di coscienza, di vedere se questo cambiamento, come lo penso io, magari è dovuto a una dipendenza verso una sostanza, quelle più dannose per il corpo umano, che può essere l'alcol, che a livello economico non
è quello che magari si può più percepire dal fiato, dal cambiamento del volto. Invece le cieche inomene e rinomene hanno colliri, si danno delle ore, dei tempi in modo tale di non far sì che dal viso traspari nulla, e quando traspare magari è troppo tardi. Per questo che io vi sto facendo questo video, per dare la possibilità a voi di capirlo prima, insomma, comunque sia di avvertirlo quando è sulla nascita del problema, ok? Per ulteriori spiegazioni naturalmente avrete altre puntate dove vi articolerò ancora di più i punti che vi ho appena accennato in maniera molto grossolana, naturalmente. Ok ragazzi, a presto, siamo a Montemarciano.